È con grande piacere che questa mattina diamo il benvenuto ad un amico di Padre Pio TV, Padre Carmelo Di Giovanni. Buongiorno, buon venerdì santo, Padre Carmelo. Buongiorno, good morning, good morning. Allora, good morning, ma non sei a Londra, sei a Roma, anche se a Londra sappiamo tu A hai lasciato il cuore. Roma, Roma, Roma. Allora, È vero, è vero. Padre Carmelo, poi parleremo anche di Londra perché ho tra le mani il libro che hai pubblicato per Ancora Edizioni, Una porta aperta, ne parleremo dopo. Oltre 50 anni di sacerdozio, da 4 anni porti appunto, potremmo dire, la tua parola, il tuo sorriso e il tuo entusiasmo nel carcere di Regina Coeli. Sei anche cappellano delle suore di Madre Teresa di Calcutta. Insomma, hai incontrato diversi papi, sei stato sempre a contatto con la gente, faccio fatica a trovare, come dire, un punto per iniziare questa nostra conversazione. Allora, partiamo, visto che abbiamo parlato con il cappellano del carcere di Rebibbia, dove ieri Papa Francesco si è recato per la lavanda dei piedi, raccontaci la tua esperienza a Regina Coeli. Sei lì da 4 anni, mi dicevi. 4 anni è stato quando ho finito come parroco e allora ho chiesto di continuare il lavoro a Regina Coeli, che era più vicina anche a me. Comunque è sempre un'esperienza per me sconvolgente che mi aiuta tanto nel cuore e nell'anima. Ma io voglio raccontarti proprio ieri, ecco, Sì. l'ultimo momento di questi giorni. Questi giorni sto facendo la benedizione delle celle per chi desidera. Paola, ti devo dire che è un'esperienza impressionante, scioccante e meravigliosa. Vedere quando entri in quelle celle che ti aprono, perché io qui non ho le chiavi del carcere come a Londra, ci aprono le celle, e entrare in quella cella che entra Cristo, veramente, Cristo morto e risorto. E vedi l'accoglienza di, sono sei o sette in una cella abitualmente, sei, cinque. L'accoglienza che ti fanno è straordinaria. Cioè, quando ti voglio dire, la benedizione delle celle che ho qui davanti, in effetti abbiamo detto, dicevo loro, oggi il Signore viene per qui per visitarci, visitare ciascuno di voi, viene per confortarvi. Viene per difendervi, viene per illuminarvi, per proteggervi, per darvi salute, pace, prosperità e custodirci. E vedo che accolgono questo messaggio di speranza, di gioia, di pace, che entra nel cuore e vedi il pianto, gli abbracci calorosi. Ma non so come spiegarlo. Ieri abbiamo fatto anche la lavanda dei piedi in una sezione. Lavare i piedi di questi prigionieri, l'ha fatto un altro perché io non riesco più ad abbassarmi, purtroppo, però questo gesto così profondo, quello di umiliarci davanti anche al nemico, che Gesù lava i piedi a Giuda, il suo nemico. Se noi lo potessimo oggi mettere nel mondo, per la pace nel mondo, nelle famiglie, quanti Sì. guai si eviterebbero. Ma chi si vuole sottomettere Paola oggi? Siamo tutti superbi, orgogliosi, intransigenti, fuori nella chiesa, noi preti, tutti, tutti, nessuno si vuole sottomettere all'altro. È l'orgoglio che ci frega. Padre Carmelo, chiedo alla regia di mandare in onda delle foto che abbiamo preso dalla tua pagina Facebook, così magari le commentiamo Ah, mamma insieme. mia! Allora, tu sei il piccolino proprio Il qui piccolino davanti, il venerdì davanti. santo, quando si faceva la processione col Cristo morto fuori del paese, ma che mia mamma mi fai piangere. Mamma mia, che ricordi, quella avevo 6 anni probabilmente. Senti, il paese? San Gineto, in provincia di Cosenza, vicino Paola, vicino a San Francesco di Paola. Dove tu sei nato, dove sei appunto, sei Sono originario. nato, sono cresciuto fino a 11 anni, poi sono venuto in collegio. Cioè, mi hanno Ecco. mandato in collegio, va. Allora, il piccolo padre Carmelo, appunto già diciamo sulla strada, potremmo dire, dai, del sacerdozio. Vediamo un'altra Ah, foto. Eccola qui. madò, ma dove l'hai trovate? Sulla tua pagina Questo è Facebook. quando io portavo il velo agli sposi. Si Eccolo. Ecco, questo portava il velo ai bambini vestiti di bianco.
Mamma mia, che emozione! Guarda, il matrimonio, tutto il paese era presente. certo. Che bello, eh? Siamo contenti di Io ho averti. fatto un matrimonio l'altro giorno a Innsbruck, 2 giorni fa. Sono Ma volato a Zurigo, poi mi hanno portato a Innsbruck per fare questo matrimonio bellissimo, però molto diverso ormai. I matrimoni sono come un po' quella foto che abbiamo visto. in cui tutto il paese era coinvolto. Allora, abbiamo, a proposito di Esattamente. matrimoni, appunto, abbiamo visto diverse foto, le ho viste, ecco, di coppie, appunto, che è unito in matrimonio e che Allora, comunque poi rimane. lei viene dalla Cina, lei è una ragazza cinese e lui è Marco di L'Aquila. Abbiamo fatto vicino Basto. Mo loro, tu pensa, hanno 3 bambini. Loro abitano adesso a Singapore Sì. e ogni anno hanno un figlio e quindi vengono all'Aquila con tutta la famiglia e battezziamo. L'ultimo l'abbiamo battezzato l'anno scorso, no, quest'anno, a maggio, l'anno scorso, sì. E tu rimani, quello che mi colpisce è che tu rimani davvero parte della famiglia di queste Io coppie. sono in contatto con tutti. Allora, Non padre. sai che fine. Ah, questo è il matrimonio, adesso lui è morto, si chiama Michele Morena, è morto 2 settimane fa. Ora saranno i funerali Ah. il 2 aprile, è uno dei nostri capisaldi della parrocchia di Londra. Ecco, perché ricordiamo che tu sei stato cappellano, cioè sei stato appunto a Londra tanti anni. Che cosa ti ha lasciato l'esperienza londinese, padre Carmelo? Anche nelle Ma ha carceri, lasciato appunto. l'agra. Io incomincio a imparare ad essere grato, la gratitudine. Benedire il Signore per tutti i doni che mi ha fatto, stando sempre con la gente. Io non sono stato mai un prete da sagrestia, ho imbalsamato dentro, perché molto spesso siamo in vetrina noi. Ma trovare un prete veramente, questo è a me che mi ha dato questo carisma, di stare sempre in mezzo alla gente, di sentire i loro problemi e vedi che la gente si avvicina, ti cerca, si vuole confessare. Questo è bello, ma non perché noi siamo importanti, siamo. No, perché siamo dei servi, eccolo, lavare i piedi alle persone. Questa è la cosa bella, ecco, nei battesimi. L'uomo oggi ha bisogno della vicinanza, come dice Papa Francesco. Ha Senti, padre bisogno Carmelo. che qualcuno lo segua nel cammino della vita, quando cade, quando viene distrutto, quando è fallito nella vita. Tu non lo disprezzi, ma il Signore lo redime, lo crea nuovo. Padre Carmelo, tu hai parlato, ritornando al tuo lavoro tra i detenuti, come un privilegio riservato a pochi. Ecco, mi è piaciuta molto questa espressione, privilegio. È Vuoi vero, spiegarci perché è un verissimo. privilegio stare tra i detenuti? È un privilegio perché ogni volta che entri in una sezione, in una cella, vedi che il Signore ti fa incontrare delle persone alcune non sono tanto buone, Certo. perché c'è gentaglia, c'è tanta gente, ma la gente che non vuole cambiare, che ormai la sua vita è quella. Però, nonostante questo, tu la avvicini. Dai sempre una parola di speranza, di gioia, di incoraggiamento, di fiducia, che è possibile cambiare vita, sempre se tu vuoi. Se tu non vuoi, Dio non può fare assolutamente nulla. Io quello ho capito, la libertà, come ieri parlavo ai ragazzi lì, ieri, nella lavanda dei piedi. Se vogliamo cambiare, Dio ci dà tutta la grazia per cambiare, ed è possibile. Vedere un uomo piangere ieri con i bambini a casa, con una moglie che aspettava questa redenzione, aspettava di tornare, anche il male, dice: Signore, ti chiedo perdono per tutto il male che io ho fatto, come ho sporcato la mia vita, ho infangato la mia famiglia, i miei figli hanno quasi vergogna. E riconoscere le proprie colpe già è la redenzione. Padre Carmelo, abbiamo visto delle immagini che ti ritraggono Sì, accanto a Papa Francesco. In che occasione? quando siamo stati a pranzo con lui, sì. È Quanto tempo fa? Ecco, stato, credo, 4 anni fa, un giovedì santo. era un giovedì santo. E poi Di un'altra. sorpresa. Sì, infatti, ecco, Un stiamo vedendo incontro le bellissimo. immagini. E raccontaci di questo incontro. Allora, io ricevo una telefonata il giorno prima, dicendo: Padre Carmelo, lei domani è libero?
Io ho detto, beh, non sono libero perché ho invitato, ero parroco Ostia, ho invitato, dico, tutti i parroci, gli 8 parroci di Ostia, per fare insieme a pranzo. E dice, perché il Santo Padre desidererebbe averla a pranzo con lui. Ma io ho detto, questa è una... non Uno può essere. scherzo. Comunque, dico, vabbè, io cancello, dico, questo incontro, telefonato agli altri preti. Sì, veramente, dice, ah, sì. Ma comunque io, mi ha ritelefonato di nuovo il giorno dopo, la sera, dice, si ricorda padre, per domani lei viene a Sant'Anna, all'Arco di Sant'Anna, vicino al Vicino alla Vaticano, e basilica. qualcuno lo verrà a prendere. Io sono andato vestito proprio così, senza... ma io non è che ci credevo, ero molto scettico. Sono arrivato a Sant'Anna verso mezzogiorno, mi ha detto a mezzogiorno, si va a trovare. A quel momento dico, ah, sono Padre Carmelo, ma molto timoroso. Dice, sa, ho ricevuto una telefonata che dovrei vedere, credo, qualche cosa c'è col Papa. Dice, aspetta, aspetti, padre. Va dentro il botteghino lì. Ah, dice, sì. E mi accompagnano su. E per me è stato Una una gioia. sorpresa. La Una cosa che voglio dire, siamo stati col Papa quasi 1 ora e mezzo. È stato bellissimo perché a un certo momento al Papa gli ho detto, padre, io lo chiamo padre, dico, le devo dire una cosa, io dentro c'ho tanta rabbia, c'ho quasi come un odio dentro. Dice, perché? Dico, perché parlano così male di te. Ti stanno dinaliando, io sento, specialmente tra preti e vescovi, nell'interno della Chiesa, dico, c'è proprio una contro di te. Lui mi mette la mano sulla spalla e dice, padre Carmelo, fa. Dici, io sono, non ti preoccupare, dici, io sono sereno, tranquillo, io predico il Vangelo. Fa. Che abbiamo, succede? ecco, vabbè, si è, allora, vabbè, magari vediamo se riusciamo. Volevo ricordare, giusto per salutare Padre Carmelo, lo richiamiamo per un saluto, anche la sua amicizia con Madre Teresa di Calcutta. Infatti oggi Padre Carmelo, ecco, in qualche modo è presente anche nella comunità al Celio delle suore di Madre Teresa di Calcutta, va lì appunto per celebrare la messa e per confessare le consorelle di Madre Teresa. Teniamo questa immagine, intanto vogliamo ricollegarci giusto per un saluto perché siamo Sì, in infatti. chiusura con Padre Carmelo, vediamo se riusciamo a riaverlo in collegamento con noi. Io direi allora Paola, Altrimenti magari va andiamo in bene. pubblicità, abbiamo il tempo di recuperare il collegamento e poi insomma di poter salutare il nostro ospite perché insomma è giusto che sia così. Fermiamoci allora qualche istante e poi ancora insieme.